Verso la metà del primo secolo avanti Cristo, dopo anni di strenua resistenza, le tribù celtiche dei Galli furono brutalmente annientate dalle possenti armate romane. Fu una disfatta sanguinosa e di proporzioni enormi. Nel corso di una guerra che si protrasse per oltre 8 anni, i romani uccisero circa 1 milione di Galli e ne ridussero altrettanti in schiavitù. L'uomo alla guida della campagna militare contro la Gallia aveva grandi ambizioni. Voleva assicurarsi una posizione al vertice della Repubblica di Roma, giunta al culmine della sua potenza. La conquista della Gallia gli garantì un posto nella storia. Quel condottiero era Giulio Cesare. Nel primo secolo avanti Cristo, Roma dominava il Mediterraneo da occidente a oriente, dalla Spagna alla Siria. La Repubblica Romana era diventata una superpotenza. Il potere si reggeva sull'equilibrio e il controllo reciproco tra il Senato aristocratico e i magistrati eletti dal popolo. Un comitato di senatori nominava annualmente 2 consoli scelti tra i magistrati che ricoprivano la carica di capi di Stato. Nel 59 a.C. fu eletto console Giulio Cesare. La famiglia di Cesare, la Gens Iulia, era un'antica dinastia patrizia. Egli cercò sempre di mantenere alto il suo nome e si distinse negli ambiti legati all'aristocrazia romana: la legge, la politica e la guerra. I suoi pari però credevano che Cesare fosse un ambizioso populista. Infatti, per raggiungere il potere, cercò sempre di ottenere il favore del popolo. Il suo naturale esibizionismo, la disinvolta generosità e la fama di seduttore contribuirono ad accentuare il suo fascino popolare. Cesare era una figura estremamente interessante. Proveniva da una delle più antiche famiglie della città. Era un aristocratico. Ma fin dall'inizio della sua carriera politica si schierò dalla parte dei populares o democratici, seguendo l'esempio dello zio Caio Mario. La sua scelta politica gli costò l'ostilità del Senato, ma Cesare era un uomo molto ambizioso e riuscì a trovare molti sostenitori fino a raggiungere i più alti livelli della magistratura romana. Il suo comportamento suscitava sentimenti contrastanti. Cesare non era apprezzato tra l'aristocrazia romana, ma era un politico molto amato dal popolo. Il suo obiettivo era raggiungere il potere con il consenso della gente comune, promettendo di promulgare leggi in loro favore. Per un uomo appartenente alla nobiltà fu un progetto molto radicale, preoccupante agli occhi dei conservatori. I suoi avversari politici si convinsero che Cesare fosse un soggetto effettivamente molto pericoloso. Infatti, nel 63 a.C. venne eletto pontefice massimo di Roma, grazie a una sfacciata campagna di corruzione condotta principalmente con il denaro di Crasso. L'obiettivo di Cesare era diventare console, ma nonostante il consenso popolare, era politicamente vulnerabile. Non possedeva grandi ricchezze, né poteva ricavarne dai suoi successi militari. L'unico modo per ottenere ciò che desiderava era ottenere il sostegno di uomini influenti. A Roma, sia Licinio Crasso che Gneo Pompeo avevano gloriosi precedenti come generali e disponevano di ingenti ricchezze.
Entrambi videro nell'elezione di Cesare a console l'opportunità di consolidare il loro potere e concordarono una celebre alleanza politica, il Triunvirato. Cesare fu eletto console. In accordo con i membri del Triunvirato, promulgò nuove leggi riguardanti i comandi delle province. Così, terminato il suo incarico, nel 58 a.C. ottenne per 5 anni il proconsolato della Gallia Cisalpina, della Gallia Narbonese e dell'Illiria, province strategiche che garantirono a Cesare il controllo di un grande esercito, una forza militare che gli offrì l'opportunità di intraprendere un'imponente campagna in Gallia. Secondo Cesare, per mantenere il potere politico in maniera stabile, era necessario il sostegno militare. Il potere si fondava sull'utilizzo della forza. Durante il suo consolato, il numero dei suoi oppositori aumentò. Cesare spesso aveva imposto leggi in modo arbitrario, senza tenere in considerazione l'ordinamento repubblicano. E aveva calpestato il volere di molti senatori e aristocratici. Cesare sapeva che una volta terminato il suo incarico come console, il suo potere sarebbe diminuito. Per non perdere popolarità, doveva assicurarsi un importante comando militare, ma sarebbe stato difficile ottenerlo. Egli non aveva alle spalle una solida carriera militare, ma Pompeo, suo alleato, avrebbe potuto aiutarlo. Pompeo era un valoroso generale che si era guadagnato l'appellativo di Magno per le numerose battaglie vinte. Cesare cercò sostegno in Pompeo e Crasso, che assecondarono la sua richiesta nel rispetto dell'alleanza politica che avevano stipulato. In qualità di console, Cesare aveva assicurato vantaggi sia a Pompeo che a Crasso, promulgando leggi a loro favorevoli. In cambio, i due lo aiutarono ad ottenere il comando delle legioni di stanza nelle province della Gallia. In passato, tra Roma e le tribù celtiche della Gallia si erano verificati numerosi conflitti. I romani non furono sempre vittoriosi. Nel 378 a.C. Roma venne depredata e saccheggiata dai Senoni e nel 107 gli Elvezi sconfissero le truppe consolari. I Celti, che i romani chiamavano Galli, erano guerrieri formidabili e molte tribù possedevano una forte cavalleria. Erano equipaggiati con grandi scudi ovali, lunghe spade, lance e giavellotti. I più facoltosi indossavano elmi, corazze o cotte di maglia. L'assalto dei guerrieri galli era terrificante. La forza della loro carica impressionava i nemici, che spesso, impreparati a un attacco del genere, venivano annientati. Non si può affermare con certezza che le tribù celtiche delle province non ancora romanizzate costituissero una reale minaccia per la sicurezza di Roma. Di fatto erano molto lontane dal cuore dell'impero, poco organizzate e soprattutto in costante lotta fra di loro. All'epoca di Cesare era difficile valutare l'entità della minaccia celtica. Oggi alcuni storici ritengono che fosse del tutto trascurabile, anche se in passato i Galli avevano già rappresentato un pericolo per Roma. I Galli erano temibili guerrieri, ma l'organizzazione del loro esercito presentava alcuni punti deboli. Riuscivano a mantenere le loro forze sul campo solo per poche settimane e non potevano poi contare sull'esperienza dei centurioni romani, autentici soldati di professione e ossatura dell'esercito. I Galli combattevano in formazione, ma mancavano della disciplina e dell'addestramento tipici dell'esercito romano. Queste carenze militari si sommavano a problemi politici. I Galli erano divisi in molte tribù poco in sintonia fra loro. Spesso i capi dei clan avevano opinioni divergenti. I guerrieri galli venivano selezionati tra i membri delle famiglie più ricche. L'esercito romano, invece, sin dal primo secolo a.C., era formato da normali cittadini e, in casi di emergenza, anche da stranieri. Lo Stato provvedeva a fornire l'equipaggiamento alle truppe. Tutti i soldati erano dotati di cotte di maglia ed elmi.
L'arma principale era il gladio, una spada corta da usare a distanza ravvicinata per colpire il nemico. A loro disposizione avevano anche due giavellotti e un ampio scudo ricurvo. I soldati rimanevano in servizio almeno 6 anni ed erano addestrati per combattere in una formazione militare permanente, la legione. Le legioni romane si imposero in guerra per oltre 500 anni. Ai tempi di Cesare, una legione era costituita da circa 5.000 uomini, inquadrati in 10 coorti. La legione rappresentava una specie di famiglia allargata a cui i soldati giuravano fedeltà davanti all'insegna con l'aquila d'oro, simbolo dell'esercito romano. L'insegna era considerata sacra e se veniva sottratta dai nemici andava riconquistata. Gli ufficiali di grado più elevato erano volontari dell'aristocrazia romana. C'erano poi i legati, generali aggiunti nominati dal Senato. Ma erano i centurioni, gli ufficiali più anziani in servizio, a giocare un ruolo fondamentale nell'addestramento e nell'organizzazione dei soldati. Alla fine del II secolo avanti Cristo, l'esercito romano era stato trasformato per far fronte a una situazione disastrosa. I cittadini in passato erano obbligati ad arruolarsi, a provvedere agli armamenti e spesso, conclusa la guerra, rimanevano senza lavoro. Per questo motivo lo Stato rese la leva volontaria, fornì gli equipaggiamenti e uno stipendio ai soldati, che divennero così dei professionisti. Oltre ad essere pagati, i soldati svolgevano un servizio permanente. Prima della riforma della leva, venivano reclutati solo nei periodi di guerra. In seguito diventarono veri e propri professionisti. Il ruolo svolto dai centurioni era l'emblema del cambiamento. Grazie alla loro esperienza, potevano essere considerati la spina dorsale dell'esercito e garantivano disciplina e un elevato livello di addestramento. L'antica Gallia Transalpina era divisa in 4 distinte regioni. A sud, la Gallia Narbonese, provincia romana sin dal 121 avanti Cristo. Più a nord, la Gallia Celtica o Comata, dove le tribù celtiche erano indipendenti, ma sotto la sfera d'influenza di Roma. Altrettanto indipendenti erano le ultime due regioni, la Gallia Belgica a nord-est e l'Aquitania a sud-ovest. La società gallica si fondava sulla divisione in tribù. All'interno di ogni regione i clan instauravano legami e alleanze. Raramente invece le tribù si alleavano con popolazioni di una regione differente. Le province della Gallia meridionale e centrale erano le più ricche. Disponevano di roccaforti ben difese ed erano fortemente influenzate dal mondo romano. Cesare riteneva che gli Elvezi e i Belgi fossero popoli estremamente valorosi. Furono proprio gli Elvezi, una tribù che occupava i territori della Gallia corrispondenti all'odierna Svizzera, ad offrire a Cesare il pretesto per dare il via alla sua campagna militare. Gli Elvezi volevano spostarsi dai loro territori, ma per farlo dovevano attraversare la provincia romana della Gallia Narbonese. Gli Elvezi intendevano allontanarsi dai loro territori per dirigersi in alcune zone della Gallia ancora relativamente spopolate e soprattutto meno ostiche. Potrebbe sembrare una migrazione piuttosto insolita per quel tempo, ma bisogna anche considerare che gli Elvezi erano stati confinati nell'odierna Svizzera dalle tribù germaniche del nord che li minacciavano costantemente. Gli Elvezi scelsero di seguire il tragitto più breve, che implicava l'attraversamento di una parte del territorio romano. Il loro obiettivo non era di insediarsi in quelle regioni o di oltrepassarne i confini per attaccare Roma. Pare non volessero intromettersi nella vita dell'impero, ma Giulio Cesare sfruttò questo pretesto per dare inizio a una guerra. Quando gli Elvezi raggiunsero il confine romano, Cesare partì immediatamente da Roma. Percorse più di 1.000 chilometri e in soli 8 giorni raggiunse Ginevra. Con un'abile mossa riuscì a ritardare il passaggio degli Elvezi e nel frattempo fece fortificare i 25 chilometri tra il Rodano e la catena del Giura. Gli Elvezi, anche se numericamente superiori, decisero di evitare il territorio romano.
Cesare era comunque determinato ad attaccarli, ma disponeva di una sola legione. Per questo tornò in Italia, radunò altre 5 legioni e ripartì alla volta della Gallia. Nel frattempo, gli Elvezi si erano diretti verso nord, entrando nel territorio degli Edui, fedeli alleati dei Romani nella Gallia Celtica. L'esercito di Cesare inseguì i nemici, ma dopo settimane di intense manovre, fu costretto a ripiegare verso Bibracte per cercare rifornimenti. Gli Elvezi interpretarono questo cambio di direzione come una fuga e, convinti di cogliere i Romani di sorpresa, li inseguirono per attaccarli. Era proprio quello che Cesare desiderava. Egli aveva schierato 4 legioni, disposte su 3 file, sulle pendici di un colle. Le altre 2 legioni e le truppe ausiliarie, che costituivano la riserva, erano posizionate invece sulla cima. Gli Elvezi respinsero la cavalleria romana formata principalmente dagli Edui, poi serrarono gli scudi e avanzarono verso i legionari. Improvvisamente una pioggia di giavellotti si rovesciò su di essi. Centinaia di Elvezi furono uccisi. La prima fila della fanteria romana avanzò quindi alla carica e costrinse gli Elvezi, oramai disorientati, ad arretrare. Inaspettatamente, una nuova forza composta da diverse migliaia di guerrieri attaccò il fianco destro dell'esercito romano. Cesare, con grande padronanza, fece avanzare la terza fila ed ottenne la vittoria. Gli Elvezi si arresero e accettarono di far ritorno alle loro terre. Fu una sconfitta disastrosa. Spesso le battaglie vinte dall'esercito romano causavano un numero elevato di vittime tra i nemici. Generalmente i romani erano molto abili nel rendere la sconfitta ancor più devastante per gli avversari. I soldati di Cesare massacrarono i guerrieri, saccheggiarono i villaggi e uccisero molte donne e bambini. Molti galli vennero imprigionati e fatti schiavi. Quando le truppe romane sconfiggevano i nemici, si comportavano a volte in maniera estremamente feroce, scatenando una vera e propria carneficina. Dopo aver costretto gli Elvezi a tornare nelle loro terre, Cesare dichiarò guerra agli Svevi, una tribù germanica stanziata a ovest del Reno. Le tribù germaniche minacciavano da tempo i confini della Gallia Narbonese. Nel 105 a.C. i Cimbri e i Teutoni avevano inferto ai Romani una tremenda sconfitta. I racconti sui feroci guerrieri germanici avevano impressionato i soldati di Cesare a tal punto che durante l'avanzata verso gli Svevi, una volta giunti a Vesonzio, l'odierna Besançon, rifiutarono di proseguire. Ma Cesare, con un forte discorso, incitò l'esercito a continuare la marcia. La tradizione popolare lascia intendere che i Germani, o barbari, apparvero più tardi. I barbari, circa 300 anni dopo le guerre galliche, furono una delle cause della caduta dell'impero romano. Ma effettivamente questi popoli minacciavano Roma da lungo tempo e avevano sconfitto i Romani diverse volte. Una delle battaglie in cui l'esercito romano perse il maggior numero di soldati fu la celebre battaglia di Cannae. Anche la battaglia di Arausio fu per i Romani una tremenda disfatta. Per questo motivo i Germani erano considerati una forza davvero temibile. Gli Svevi, guidati dal re Ariovisto e l'esercito di Cesare, si scontrarono nei pressi del Reno. La fanteria romana era schierata su 3 file, mentre le truppe germaniche formavano delle falangi. Dietro le formazioni dell'esercito svevo vennero collocati un certo numero di carri, dai quali alcune donne esortavano i guerrieri a combattere. Cesare ordinò ai romani di attaccare il lato sinistro dello schieramento nemico. Ma i Germani si riversarono a loro volta sulle truppe dislocate all'ala sinistra dell'esercito romano.
La sconfitta dei Romani sembrava imminente, ma l'arrivo di Publio Crasso, figlio del triumviro alleato di Cesare, capovolse la situazione. Ebbe inizio un vero massacro. La ritirata dei guerrieri svevi fu ostacolata dai loro stessi carri. I Germani cercarono una via di fuga attraverso il Reno, ma molti morirono annegati. Cesare ottenne così la sua seconda vittoria. La campagna militare però non era ancora conclusa. Solo l'arrivo dell'inverno concesse una tregua ai Galli. I Romani furono costretti ad accamparsi nel territorio dei Sequani, una tribù alleata. La loro presenza fu un minaccioso avvertimento. Roma era lì per restare. La conquista della Gallia causò la morte di decine, se non addirittura di centinaia di migliaia di Galli. Molti vennero uccisi durante i combattimenti e molti altri morirono in seguito alla carestia provocata dalla guerra. L'azione dell'esercito romano fu micidiale e veloce. Probabilmente Cesare diede inizio alla conquista della Gallia per salvaguardare i confini dei territori romani. La minaccia di invasioni celtiche era infatti costante, ma questo non fu l'unico motivo a spingerlo ad impegnarsi in una campagna militare di così ampia portata. La sua sete di potere era enorme. Egli probabilmente voleva assoggettare le tribù della Gallia per trovare fra i Galli stessi dei validi alleati. Se non fosse riuscito nel suo intento, avrebbe dovuto adottare misure più drastiche, come il massacro dei difensori delle roccaforti galliche, la riduzione in schiavitù della popolazione e, in ultimo, la mutilazione dei sopravvissuti. I progetti di Cesare, però, erano minacciati dalle tribù belgiche del nord-est, che radunarono un grande esercito per scacciare i Romani. Cesare trascorse l'inverno lontano dai suoi uomini e tornò in Gallia nella primavera del 57 a.C. con due nuove legioni. Muovendosi con grande rapidità, raggiunse il territorio della tribù belga dei Remi, che divennero suoi alleati. I belgi non riuscirono a mantenere l'esercito unito. Dopo averlo disperso, Cesare riuscì a trattare con alcune tribù, costringendole a sottomettersi. Poi si spinse velocemente verso nord per prevenire il riassembramento delle altre tribù belgiche nel territorio dei Nervi. Ma questa volta la sua rapidità fu controproducente. Sul territorio dei Nervi il suo esercito rischiò la disfatta. I Nervi erano feroci guerrieri e avevano stabilito regole molto rigide per tutti i membri della tribù. Per esempio, avevano bandito i mercanti, in quanto i prodotti di lusso e il vino avrebbero potuto indebolire gli animi dei guerrieri. Una volta giunti nel loro territorio, i Romani furono colti di sorpresa. Gran parte dei guerrieri della tribù si era nascosta in una fitta foresta nei pressi del fiume Sambre. I Romani raggiunsero la zona in cui accamparsi e Cesare ordinò alla cavalleria di avanzare. La fanteria belga attese che i soldati romani iniziassero i lavori per la fortificazione dell'accampamento. I carri con viveri e armi di riserva non erano ancora giunti sul campo. I Nervi attesero di vederli sopraggiungere all'orizzonte per sferrare l'attacco. I belgi erano più numerosi e i soldati di Cesare erano impreparati. Nel giro di pochi minuti la cavalleria romana fuggì e la fanteria dei Nervi attraversò il fiume, riuscendo a penetrare in diversi punti attraverso le linee dei Romani. Molti legionari erano reclute e a peggiorare la situazione si aggiunse il terreno accidentato che impedì a Cesare di coordinare al meglio le truppe. Alcune unità romane furono così costrette a combattere isolate. Fu uno scontro all'ultimo sangue e i Romani non furono sconfitti solo grazie a un'abile manovra. Sulla sinistra, la nona e la decima legione romana respinsero il nemico oltre il fiume, ma intorno all'accampamento non ancora ultimato, la settima e la dodicesima legione dovettero affrontare il grosso dell'esercito dei Nervi.
I soldati della 12ª legione furono pressati al punto da non riuscire ad utilizzare le armi e i nemici riuscirono ad aprirsi un varco attraverso le linee dei romani. I centurioni non riuscirono a reagire e tutti quelli della quarta coorte vennero uccisi mentre tentavano di radunare i soldati. Quando la situazione della 12ª legione si stabilizzò, Cesare si unì alla 7ª legione e ordinò ai soldati di formare un quadrato con gli uomini della 12ª. La tenacia, l'autosufficienza di una legione e il suo comando dai centurioni a Cesare impedirono ai Nervi di aggiudicarsi una vittoria decisiva. I Nervi subirono il tracollo definitivo quando Tito Labieno, legato propretore di Cesare, fece intervenire la 10ª legione. Nel frattempo arrivarono anche le altre due legioni con gli approvvigionamenti. I Romani uccisero moltissimi guerrieri belgi, la cui ritirata fu ostacolata dalla fitta boscaglia. La battaglia della Sabre, in cui Cesare venne attaccato dai Nervi, si svolse in maniera piuttosto frenetica. I Romani furono colti di sorpresa. Vennero aggrediti mentre si stavano trincerando. Un momento delicato per qualunque esercito, perché i soldati sono impegnati a costruire fortificazioni. Inoltre, quando i Nervi respinsero la cavalleria e avanzarono verso la collina dove era schierato l'esercito di Cesare, le armi dei Romani erano ancora sui carri con i viveri. Anche nelle battaglie in cui Cesare incontrò delle evidenti difficoltà, la situazione si risolse in suo favore e abbastanza rapidamente nella maggior parte dei casi. Ad esempio, contro i Nervi, la sua legione preferita, la 10ª, riuscì rapidamente a riorganizzarsi e a respingere il nemico oltre il fiume conquistandone l'accampamento. Quindi anche in battaglie come questa, nonostante gli evidenti problemi, Cesare non subì mai ingenti perdite. Nel De Bello Gallico, Cesare sostenne che quella contro le popolazioni della Gallia fu una lotta quasi alla pari. Probabilmente, non volendo sminuire le sue vittorie, descrisse i Galli come popolazioni davvero feroci e difficili da sconfiggere. I Galli erano certamente dei guerrieri temibili, ma è possibile che Cesare abbia voluto porre l'accento su questo particolare aspetto per ragioni di carattere politico e probabilmente anche letterario. La sconfitta dei Nervi rappresentò la terza grande vittoria di Cesare, ma anche il momento in cui rischiò maggiormente la disfatta. Lo scontro fu così cruento che la maggior parte delle tribù celtiche e belgiche si sottomise a Roma, terrorizzata da possibili ulteriori battaglie. Il trionfo in Gallia regalò a Cesare ricchezza e gloria. Il Senato romano, per la prima volta, decretò 15 giorni di celebrazioni. La Gallia era conquistata, o almeno così pensavano i romani. Invece, il rancore nei confronti di Cesare dilagò nell'intero mondo gallico. Anche dopo una quasi totale unificazione, le tribù dei Galli non riuscirono mai ad agire all'unisono. Fu proprio l'individualismo di questi popoli a spiegare le difficoltà incontrate nel sottomettere l'intera Gallia. L'unico modo per riuscirci era quello di sconfiggere ogni singola tribù. Ci vollero altri 6 anni e alcune pesanti sconfitte per persuadere i Galli ad assoggettarsi al governo di Roma. Cesare impiegò diversi anni per realizzare i suoi progetti in Gallia, in parte perché voleva conquistare un territorio molto esteso e in parte perché disponeva di un esercito relativamente poco numeroso. Ogni singola tribù celtica agiva in base alle proprie necessità. Per realizzare l'unificazione della Gallia sotto il governo di Roma, Cesare fu costretto a misurarsi in battaglia con ciascuna tribù. Solo dopo averle sconfitte e sottomesse con la forza, i Romani riuscirono a ottenere una sorta di pace generale in tutta la Gallia transalpina. Nel 56 a.C., Cesare dovette far fronte alla ribellione di alcune tribù stanziate sulla costa dell'Oceano Atlantico. A dare inizio alle ostilità fu la tribù dei Veneti. Cesare, per evitare che la rivolta si estendesse anche in altre zone, inviò Labieno a nord-est e Publio Crasso in Aquitania. Infine,
si diresse con la fanteria verso il territorio dei Veneti. La tribù dei Veneti era una notevole potenza navale. Anche i Romani possedevano una flotta, ma le loro navi, leggere e veloci, non erano robuste. Non avrebbero certamente retto allo scontro con quelle dei Veneti, capaci di resistere anche a violente tempeste. Decimo Bruto, un abile legato romano comandante della flotta, risolse il problema dotando le navi di lunghe aste sull'estremità delle quali erano fissate falci taglienti. Grazie a queste ultime, dalle loro navi a remi, i romani arpionarono le vele delle navi nemiche e riuscirono ad arrembarle. La flotta di Cesare catturò molte navi avversarie. I Veneti capitolarono e Cesare, per dare un forte segnale a tutti i Galli, ordinò l'esecuzione di alcuni membri della tribù che corrispondevano ai senatori della società romana. Il resto della popolazione fu ridotto in schiavitù. La pace sembrò regnare nuovamente. Le truppe romane si stanziarono nei territori pacificati tra la Senna e la Loira per trascorrere l'inverno. Cesare invece si diresse nella Gallia Cisalpina, la zona corrispondente all'odierna Italia settentrionale. Ma all'inizio del 55 a.C. fu costretto a tornare nel nord della Gallia Celtica per affrontare le tribù germaniche degli Usipeti e dei Tenteri, che avevano oltrepassato il Reno. Cesare, per reprimere il tentativo di invasione dei Germani, lanciò i suoi uomini all'attacco. I Romani assaltarono gli accampamenti nemici oltre il fiume e attuarono un vero e proprio massacro. Ristabilito il controllo, Cesare cominciò a pianificare l'invasione della Britannia. Nel 54 a.C. radunò una flotta per raggiungere le coste dell'isola, ma non ottenne i risultati sperati. La resistenza degli abitanti della Britannia costrinse Cesare a rinunciare ai suoi progetti. Cesare trascorse l'inverno tra il 54 e il 53 a.C. in Gallia, poiché temeva possibili conflitti con i Treveri e i Carnuti. Ma in realtà furono gli Eburoni a dare inizio a una rivolta. Guidati da Ambio Rige, attaccarono un insediamento romano a nord dell'odierna Liegi. L'esercito di Cesare subì un'imboscata in cui 15 coorti vennero annientate. La vittoria degli Eburoni incoraggiò il propagarsi della rivolta. Anche i Nervi si unirono all'insurrezione e assediarono l'accampamento romano presente sul loro territorio, ma Quinto Cicerone organizzò una difesa efficace e resistette all'assedio per oltre un mese fino all'arrivo di Cesare alla testa di due legioni. Anche i Treveri si unirono alla rivolta, ma furono sconfitti da Labieno. Durante la campagna militare in Gallia, Cesare si lasciò spesso sorprendere dalle rivolte locali, pur trattandosi di fenomeni tutt'altro che insoliti. I tumulti erano all'ordine del giorno. Molte tribù si erano arrese senza combattere perché temevano di essere coinvolte in sanguinose battaglie e di fatto si assoggettarono immediatamente ai Romani. Ma non appena si rendevano conto di aver perso totalmente la loro indipendenza, davano inizio a pericolose rivolte. Cesare si era fatto inviare da Roma altre tre legioni di reclute per affrontare la rivolta. Pur di riuscire ad annientare le tribù degli Eburoni e dei Treveri, fece voto di non tagliarsi i capelli né di rasarsi finché non avesse vendicato le coorti perdute nell'imboscata. Labieno, dopo aver respinto l'assalto dei Treveri al suo accampamento, contrattaccò e riuscì a sconfiggerli. Cesare, nel frattempo, si era diretto a nord, aveva annientato gli Eburoni e devastato la loro regione. Roma era riuscita a riaffermare il suo potere, ma gli eventi del 53 a.C. furono solo il prologo dell'ultimo e più imponente tentativo della Gallia di liberarsi dall'occupazione dei Romani. Nel 52 a.C. ebbe inizio la più organizzata tra tutte le insurrezioni che Cesare dovette affrontare.
Molte tribù della Gallia si unirono alla rivolta contro i romani e formarono un grande esercito. Come comandante supremo scelsero Vercingetorige, un giovane guerriero della tribù degli Arverni. Anche gli Edui, fedeli alleati di Roma, parteciparono alla pianificazione della rivolta con l'intenzione di intervenire nello scontro decisivo. Cesare, dopo aver sconfitto gli Eburoni, era tornato in Italia. I capi dell'insurrezione volevano approfittare della sua assenza per dare inizio alla rivolta. Speravano di liberare la Gallia sconfiggendo le legioni romane prima del suo ritorno. Durante l'avanzata, i Galli uccisero tutti i mercanti romani che incontrarono sulla loro strada e cercarono di convincere altre tribù a unirsi alla rivolta. La maggior parte dell'esercito romano si trovava sul territorio dei Galli Senoni, che si erano alleati ai rivoltosi. I romani si trovarono così senza rifornimenti e non poterono contrastare l'avanzata dei nemici. Nel febbraio del 52 a.C., gran parte della Gallia Comata era ormai nelle mani di Vercingetorige. Un grande esercito gallico si preparava ad attaccare la Gallia Narbonese. Vercingetorige era un guerriero audace e valoroso. All'epoca era probabilmente il più adatto a ricoprire il ruolo di comandante dei Galli. Aveva la stoffa e il carisma di un abile condottiero e riuscì a compiere qualcosa di eccezionale. Sotto il suo comando, i guerrieri di popolazioni molto diverse fra loro misero da parte le divergenze e diedero vita a un'alleanza. Questo fu possibile grazie all'abilità diplomatica del loro comandante. Inizialmente, la situazione sembrava volgere in favore dell'esercito di Vercingetorige, ma quando i Galli subirono le prime sconfitte, le cose cambiarono. Il valoroso comandante non riuscì a mantenere la compattezza tra tutte le tribù e la fragile coesione dei Galli svanì. Anche questa volta Cesare agì con rapidità e fermezza. Attraversò le Alpi e a febbraio raggiunse Narbo Marzius, città della provincia narbonese, in tempo per organizzare una difesa. Quindi si diresse verso nord, accompagnato da rinforzi reclutati nella Gallia Cisalpina. Cesare superò la catena innevata delle Cevennes e riuscì a ricongiungersi con le legioni stanziate nella Gallia centrale. L'esercito romano passò dunque all'offensiva e conquistò in breve tempo diverse città fortificate, tra cui Cenabo, l'odierna Orléans, la capitale dei Carnuti. Vercingetorige preferì evitare lo scontro diretto e cercò di affamare il nemico impedendogli di ricevere rifornimenti. Ordinò alle truppe alleate di incendiare tutti i villaggi e di bruciare le scorte di cibo per negare ai romani ogni possibile risorsa. I Biturigi incendiarono 20 delle loro città, ma si rifiutarono di distruggere Avaricum, l'odierna Bourget, che fu assediata dall'esercito di Cesare. I romani non ebbero nessuna pietà. Dei 40.000 abitanti della città, soltanto 800 sopravvissero al massacro. La rivolta dei Galli trovò però sostegno in altre tribù dopo una vittoria ottenuta a Gergovia. I romani persero 700 legionari e 46 centurioni e Cesare fu costretto alla ritirata. L'apparente vulnerabilità di Cesare convinse gli Edui a schierarsi con Vercingetorige. Gli Edui attaccarono i romani e conquistarono Noviodunum, che era stata occupata dai soldati di Cesare. Fu il momento di maggior successo per i Galli, ma Cesare era pronto al contrattacco e unì le sue forze con quelle di Labieno, che pochi giorni prima aveva sconfitto i Parisi. I romani si diressero verso Digione e Vercingetorige, probabilmente convinto che Cesare fosse in fuga, decise di attaccare. In formazione di marcia, i romani risultavano vulnerabili all'attacco della cavalleria gallica.
Le legioni adottarono la classica formazione a quadrato con le salmerie al centro. Sebbene numericamente inferiore, la cavalleria romana, formata anche da guerrieri remi e germani, sconfisse i Galli. Scoraggiato dall'insuccesso, Vercingetorige si ritirò nella città di Alesia. Fu un errore fatale. Vercingetorige si trovò in una situazione delicata. Il principale problema del comandante dei Galli era mantenere la coesione tra le diverse tribù che lo sostenevano, e la sconfitta nei pressi di Digione minacciò la stabilità del suo esercito. Vercingetorige scelse di dirigersi verso Alesia perché era convinto che una pausa nei combattimenti potesse giovare sia al morale che all'unità dei suoi soldati. Alesia era una città fortificata posta sulla sommità di un altopiano molto elevato. L'esercito gallico era accampato nella parte occidentale e aveva eretto un muro per difendersi. Le zone a nord e sud erano protette da due fiumi e una catena di colline circondava la città, ostacolando l'accesso. Questo luogo sembrò a Vercingetorige un posto sicuro dove poter recuperare le forze. Ma Cesare intravide nella scelta dei Galli l'opportunità di porre fine alla guerra. Dopo averli inseguiti durante la ritirata, assediò la fortezza. Vercingetorige escluse la possibilità della fuga, ma spedì alcuni messaggeri con l'obiettivo di radunare un esercito di soccorso che potesse attaccare i romani alle spalle mentre erano intenti ad assediare la città. Intanto Cesare fece costruire intorno all'altopiano due anelli di fortificazioni costituiti da 23 ridotte e due fossati profondi più di 4 metri. La terra estratta dagli scavi servì per realizzare un terrapieno alto 6 metri, dotato di parapetto e merli. Lungo tutto il perimetro delle fortificazioni fece innalzare delle torri disposte a 120 metri l'una dall'altra. Inoltre fece preparare il terreno circostante con ingegnose e pericolose trappole. Dei tronchi con la punta aguzza e indurita con il fuoco vennero piantati in alcuni fossati, la cui parte superiore venne ricoperta con arbusti per nascondere il pericolo ai nemici. Dopo questi primi ostacoli vennero scavate delle file di buche in cui i romani piantarono tronchi con rami aguzzi e molto robusti. Chi cadeva in queste trappole veniva inevitabilmente trafitto. I soldati romani chiamarono cippi, cioè monumenti funebri, i tronchi appuntiti. I circa 60.000 uomini di Cesare avevano buone ragioni per essere ottimisti. Disponevano di rifornimenti per almeno 30 giorni e nessuna forza gallica era mai riuscita a superare un tale sbarramento fortificato. C'erano solo due punti deboli. Nella zona orientale dove erano state posizionate le trappole, il terreno era relativamente piano. E più a nord, la costruzione di opere difensive si era rivelata piuttosto difficoltosa a causa dei pendii scoscesi. La situazione per le truppe di Vercingetorige assediate all'interno della città era molto difficile. I Galli cercarono in tutti i modi di liberare Alesia. L'esercito di soccorso, sostenuto da alcuni attacchi lanciati dalla città, scatenò tre successivi assalti contro i romani. I primi due da est e il terzo da nord. I primi due tentativi furono contenuti con relativa facilità, ma il terzo causò a Cesare qualche problema. 60.000 Galli attaccarono il settore più debole delle difese romane. A nord, i Galli si posizionarono su una collina, riuscendo così a colpire i soldati romani schierati oltre le palizzate. I soldati che tentavano di aprirsi un varco tra le linee romane incitavano le truppe di Vercingetorige assediate all'interno della città ad attaccare a loro volta. In effetti ci fu un attacco proveniente da Alesia, ma gli assediati non riuscirono a riunirsi con le forze di soccorso. I soldati romani impiegarono tutte le armi a loro disposizione per respingere i nemici. Nel frattempo, i Galli assaltarono altri settori delle difese romane e Vercingetorige sferrò un attacco dall'alto della fortezza.
Le truppe galliche misero a dura prova i soldati romani schierati in prossimità del terrapieno. Cesare, temendo il collasso della linea difensiva, inviò rinforzi. Poi individuò ancora una volta con perspicacia dove si trovava il pericolo maggiore. Egli stesso giunse sul campo di battaglia con altri uomini e riprese l'iniziativa lanciando un attacco. Quando i Galli videro arrivare la cavalleria romana condotta da Cesare, si diedero alla fuga. Alesia fu conquistata e i Galli sconfitti. Il giorno seguente, Vercingetorige uscì a cavallo dalla città per arrendersi. Si inginocchiò davanti al conquistatore, ma Cesare rimase impassibile. Per quel ribelle non avrebbe avuto nessuna clemenza. I soldati appartenenti alle tribù degli Edui e degli Arverni furono liberati. Queste tribù giurarono nuovamente fedeltà ai Romani, dichiarandosi loro alleate. I soldati delle altre tribù che avevano difeso la città furono invece ridotti in schiavitù. La grande rivolta della Gallia era stata sedata, ma le insurrezioni proseguirono. Cesare decise perciò di rimanere in Gallia durante l'inverno tra il 52 e il 51 avanti Cristo per consolidare il suo predominio. L'ultimo atto della campagna militare in Gallia fu la conquista della roccaforte di Uxellodunum nei pressi dell'odierna Veirac. Cesare era determinato a dare un chiaro messaggio ai popoli sottomessi. Non aveva alcuna intenzione di tollerare rivolte e ordinò di amputare le mani a tutti coloro che in futuro avrebbero impugnato le armi. Nel corso dell'intera campagna, circa 1 milione di Galli cadde ucciso in battaglia e altrettanti furono ridotti in schiavitù. Per oltre 400 anni, la Gallia rimase sotto il dominio romano. Cesare era giunto in Gallia come un politico ambizioso. Al suo ritorno a Roma era diventato un conquistatore estremamente ricco e con al seguito un esercito a lui fedele. A Roma, però, Pompeo, un tempo suo alleato, aveva organizzato un esercito per annientarlo. Ma con il sostegno dei suoi soldati, Cesare uscì vittorioso anche dalla guerra civile. Furono proprio le sue vittorie in Gallia ad assicurargli un trionfante dominio sul mondo romano.